Ciao a tutti i guerrieri del gaming, bentornati sul mio canale. Oggi riprendiamo la serie di Minecraft e mentre lo stavo registrando ho portato avanti un po' le cose, quindi sono andato a rimettere il legno a posto della terra, ho messo un po' di vetro, sono andato un po' a modificare il villaggio in maniera da rendere tutto un po' più rapido, perché insomma portare un video che velocizza tutto non è il massimo. Quindi adesso vi faccio vedere e continueremo a modificare quello che è il formicaio nel nostro villaggio. Andiamo! Ok, come vedete sono andato a modificare tutto come vi avevo detto prima. Vedete qua ho fatto la zona delle farm, quindi ho creato un nuovo. Vedete qua c'era già il campetto quasi coltivato, ho messo qua l'altro in parte, i villager stanno già lavorando. Ho messo in giro un po' di casse, un po' di botti, come vedete si stanno già farmando. Ho messo tutti i ferroletti in modo che stanno qua a dormire, non vanno nelle case perché. Oh, tra l'altro prima stavo morendo per uno zombie, qua c'è questo qua che non so come si chiama. Poi da questa parte, come vedete, ho fatto una recinzione perché c'erano dei villager sui tetti come Assassin's Creed. E ho fatto le recinzioni, ho fatto le scale così possono scendere tranquillamente. E poi vabbè, qua ho lasciato tutto come era prima. Ecco qua, come vedete qua ho fatto il formicaio, ovviamente con gli assi di legno, con la porta. Qua c'è l'altra, qua si collega la casa e esce. Vedete già che ha preso già un po' di forma con la legna e così, vedete? Ho fatto tutto e come dicevo, qua c'è il vetro. Ho fatto delle stanze come questa qua, sono due stanze separate dove adesso non so cosa farci dentro, magari una farm di animali oppure anche mettere il portale del Nether, fare tipo tutto in Netherrack e mettere il portale, si potrebbe fare come cosa. Poi cosa c'è ancora? Ah, ecco. Questa qua è un'altra stanza. Ah, vabbè, quella di prima ho sbagliato. Scusate. Quelle di prima comunque sono stanze abbastanza grandi. Qua ovviamente ho chiuso perché sono i villager. Travano, qua ho fatto tutto con gli assi di legno, come vedete. Poi ho messo ovviamente il vetro. Stavo finendo di fare quel tetto qua. E volevo finire di fare il tetto, quindi scavare un po' di cobblestone. Così da, diciamo, avere già un po', quasi tutto finito, ecco. Ho messo le due porte perché qua era esploso tutto, perché erano entrati due creeper, erano spawnati dentro. Io ovviamente, tutto tranquillo, sono andato lì a cercare di ucciderli, ma è esplosa tutta la casa, ho dovuto rifarla tutta. Cioè, non tutta, ma la gran parte. Allora, devo andare a scavare la cobblestone. Vabbè, al massimo legno, cioè mi faccio su un piccone il legno che. Dov'è qua? Cioè, più neanche la legna che era andato a scavarne tantissima. Infatti, vedete, sono cresciuti già degli alberi. Volevo andare nella miniera qua. Così dopo, ecco. Qua va bene, quindi andiamo neanche giù. Scaverò finché il piccone in legno non si distrugge, così cercherò di tirarne su un po' di cobblestone. Ok, esattamente 60 blocchi di cobblestone con un piccone legno. Mi sembra che nel primo episodio ero andato a fare questa cosa, quindi vedere con un piccone legno quanti blocchi di cobblestone riuscivo a scavarne. Circa uno stack, poi abbiamo anche il piccone qua in. Eccola qua la caverna. Abbiamo il piccone anche in cobblestone. Se riuscite a tirare su uno stack e più. Allora, legno non ce l'ho, vabbè, lascia stare, andiamo a coprire tutto con la cobblestone, quella parte lì. Ma poi tra l'altro ricordatevi che il 20 settembre esce FC25, quindi questo venerdì andrò a prenderlo subito e prenderò probabilmente FC25 con l'Ultimate Edition, quindi per avere dei vantaggi in più nell'Ultimate Team, nella modalità. Ah, qua non so perché ho lasciato così, però vabbè, mettiamo il vetro, tanto è uguale, mettiamolo anche qua a questo punto, tanto ho fatto qua la sabbia, tanto di quel vetro che, boh,
Pasta avanza. Ok. Anche qua dovremmo riuscire a salire su, esatto. E vai, qua chiudiamo con... Usiamo il vetro. Facciamo così. Tac, 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 tac. Direi perfetto. Ok, se riuscite a finire anche questa così posso andare a saltare mentre corre, andare più veloce. Vedete? Perfetto. Allora, finiamo anche qua. Manca un legno, manca un'asse di legno. E comunque dopo è finita. E dopo potremo finire il primo piano della nostra casa. Ok. Se andiamo a fare la stessa cosa qua. Vedete? Sono andato... Ecco, ci manca il piccone. No, no, devo andare a far subito un piccone perché sennò continuo a perdere tempo e basta. Vado a scavare un tronco di un albero, anzi, andiamo a scavare questa qua. Questa quercia qua che c'ha solo in teoria più o meno 5 blocchi. Penso e spero. Sì, più o meno era quello. Era quella la quantità. Ah, come vedete poi sono andato, aspettate un attimo. Bene, ne aveva 6, va bene. Come vedete qua sono andato a ampliare ancora di più le canne da zucchero, quindi sono andato a spaccare quelle che crescevano, le foglie far tutte lungo la costa della spiaggia qua, così oltre ad avere la farm, anche a livello scenografico è anche una bella cosa da vedere, ecco. Ok. Facciamo sul piccone, così possiamo lavorare bene. Cobblestone l'abbiamo già finita, 28. Non riusciremo a far tutto, tutto, però almeno finire il formicaio. Ovviamente non sono andato a farlo tutto il formicaio, anche perché sennò dopo cioè, non si capiva proprio niente e non sapevo magari dove era una cosa o l'altra. Quindi ho lasciato così, quindi aver chiuso solamente non tutte le case, ma alcune dopo lasciare spazi per creare stanze, come vi ho detto prima, stanza nel Nether, per esempio. Qua ci passiamo, sì. Qua non ci passiamo. Oppure fare una stanza per fare le stanze per le farm. Ho sbagliato. Ok, bene, ce ne serviranno penso ancora 2 o 3 stacchi, quindi devo andare ancora a scavare la cobblestone. Ma non possiamo uscire, no. Questa parte. Dovrei fare per ogni stanza una porta in ferro dove posso aprire solo io, quindi la lascio lì senza niente. Ovviamente porto dietro sempre una leva che quando devo uscire, clicco, esco. Che sennò i villager continuano a entrare, uscire, entrare, uscire. Qua c'è con la nostra amica tartaruga. Ciao tartaruga. Scaviamo qua che magari andando giù in basso troviamo magari un po' di ferro. Ecco, qua c'era già la nostra miniera. Scaviamo qua a caso, totalmente a caso. Magari troviamo un po' di ferro, un po' di carbone, insomma, delle risorse. Ah, poi stavo pensando che magari, sai che, sapete che vi ho detto che non portavo più la serie di Rainbow Six Siege. Allora, ci ho ripensato e ho visto perché ieri ci ho giocato un paio di partite. Devo dire che il gioco non è male, cioè si è ripreso, anche il gioco in sé è giocabile, quindi magari c'è una probabilità che magari il prossimo video sia di Rainbow Six Siege e non di GTA. Ovviamente magari Rainbow come per GTA la porterò come una serie temporanea finché non c'ho FC25 e Call of Duty Black Ops 6. Poi ovviamente fatemi sapere voi nei commenti se va bene che porta anche Rainbow oppure no. Stessa cosa vale per GTA.
Tanto la legna ce l'abbiamo, quindi posso anche rompere il piccone, vado su, ne faccio un altro e posso andare a costruire. Tanto uno stack l'ho già fatto. E penso col piccone in pietra di fare circa due stack. Sono già 64 più 30, più 30, sì, esatto. Penso che due stack dovrebbero bastare per finire il tetto del formicaio. Che ho già. È notte, tra l'altro, devo andare a dormire perché sennò i mob uccidono i villager. Ma no, non è qua. Ho avuto un lapsus di memoria perché non sapevo. Ecco, ci sono anche i creeper. Ci conviene andare a dormire nel villaggio. Non ce l'hai che qua ho il letto a disposizione. Come uccidi quello scheletro lì? Che situazione. Circondati da mob. Non abbiamo. Non ho un'ascia, niente. Creeper ci inseguono. Entrerò nel villaggio vecchia maniera. Come Assassin's Creed. Ecco, devo evitare di far salti pazzeschi perché sennò rischio di morire. Ho sentito un villager che veniva col. Cioè, questo qua è considerato mostro. Quanto pare è considerato mostro il. Ok, questo turno qua deve rimanere distante perché sennò. Che muoio e lui anche brucia. Mi colpire a distanza con una pala. C'è una pala zombie, stai lontano. C'è una pala, ecco, visto. La pala magica. Allora, cosa stavo facendo? Non ricordo più. Ah, si stavo scavando la cobblestone. C'ho qua due banchi da lavoro, siamo qua temporanei. Ma faccio sul piccone e vado a finire il tetto per il formicaio. Ora va molto più indietro. Molto qua. Ok. Ok, perfetto. Adesso qua sopra. Abbastanza qua. Conviene farlo alto così e basta. Infatti, ho risolto già il problema così. Che qua devo alzare di uno. Ok, perfetto, anche questo ben fatto, adesso manca questo. Che okay, qua possiamo andare sparati che è l'ultimo pezzo da costruire. Capisco dove sono sti zombie, sti ragni. Ok, anche qua abbiamo chiuso, qua è chiuso. Manca questa parte qua. Ok, quel commerciante qua comincia a utilizzare il formicaio. Ok, perfetto, sono riuscito a finire, quindi il formicaio è chiuso anche. Formicaio chiuso anche il tetto, così non piove dentro, più che altro non entrano i mob, quindi è una cosa chiusa. Ok, qua siamo a posto, qua siamo a posto, perfetto. Adesso devo ricordarmi qua cosa dovevo fare. Ah, è qua la scala, magari direi di lasciarla così che tanto. Anche i villager se cadono qua non prendono solo un cuore di danno, ma. Dubito che cadino da quell'altezza i villager. A proposito, c'è su una spada. Andrà a vedere giù la farm come sta andando. Te funzionerà di più di notte perché
Notte accentua la creazione di lo spawn di mob. Si sa perché le due ragnatele lì sono dal nono episodio. Adesso è vuota. Qua abbiamo le corde che possiamo usare per scambiare quei villager. Però con sta legna così quasi faccio si chiama le recinzioni. Infatti posso già farne 3, vediamo un attimo quante posso farne. 12. Ah, in teoria 12 forse dovrebbero bastarmi, forse. Vediamo. Ok, magari uso la terra per aiutarmi. Che dire, anche se devo dire che con la terra non è uscita male la recinzione, fatta anche bene, anche se vabbè, si può scavalcare però per avere diciamo una parte grafica nel villaggio. Quindi magari togliamo la terra, mettiamo la cobblestone, in questa maniera qua, così, un po' più scenografica, facciamo proprio così, un po' più scenografica così. Ok, buona, anche questa fatta, l'ho fatta su in neanche 2 minuti, già così è meglio. Ok, qua abbiamo il formicaio che è a posto, qua è la scaletta che non serve più. Ok, siamo a posto, adesso volevo andare a fare un'altra cosa, volevo andare a creare un paio di pozzi di neve da lasciare nel villaggio. Perché così almeno se c'è qualche zombie e di notte non ci sono, loro li uccidono e fanno in modo che i villager, ecco, non muoiono. Però devo andare a prendere le cesoie che le ho lasciate là nella catapecchia. Ah, ovviamente, ecco, mi sono dimenticato. Torce, torce. Perché qua spawnano dentro zombie e tutto. Sta cosa me l'ho proprio dimenticato. C'è dentro un po' di... qua non può passare neanche uno zombie, non li prendi. Ho dimenticato proprio che qua possono spawnare i zombie. Zombie o mob vari. Comunque i zombie sono quelli che danno principalmente fastidio per i villager. Che qua si sono dimenticati. Ok, che questa è fatta. Però non riusciamo a passare. Lasciamo pure così che va bene. Ok, qua li mettiamo qua a terra, ma si possono. Quando ero rimasto io non si poteva mettere torce sui vetri in Minecraft. Ok, qua chiudiamo con la terra, tanto è qua che ci interessa. Andare a prendere ancora della lì. E te cosa ci fai qua? Perché non ci colpisce? Ah certo, se non lo colpiamo lui ci colpisce, ovviamente. Strano, pensavo che mi avrebbe colpito prima lui. Allora, ecco qua abbiamo le zucche, abbiamo tanta roba. Le cesoie, eccole qua. La pala ce l'ho per fare i pupazzi di neve. Vabbè, la spada devi tenerla sempre dietro. Ok, mettiamo via roba che non ci serve. Carne guasta, ovviamente. Porta, ci serve quella roba. Ok, perfetto. Andiamo a far su un esercito di pupazzi di neve. Ok, così al massimo i villager si fermano qua in questa zona. Poi legni non ce n'ho più già. Comunque è chiuso il formicaio, è finito.
Ero molto sicuro di passare attraverso quei cunicoli qua, come la guerra del Vietnam, uguale. Ok, adesso andiamo a prendere un paio di palle di neve e faccio in su. Qua c'è, io c'avevo un modo per far su. Ecco, inquadrare lì che al massimo prendevo il legno. Vedete, stiamo farmando palle di neve. Dopo ci serviranno per far su i blocchi di neve. Cercare di spaccare la terra perché altrimenti la popolazione di neve scappa fuori. 15 blocchi, 20 blocchi di neve. Ecco. Ecco, li volevo lasciare veramente. Piazzo un paio qua che girano per il villaggio, tanto non possono uscire. Così abbiamo una zucca. Fanno da guardie i pupazzi di neve. A qua che è la zona bella grande, ne piazzo 4. Sto esercito di pupazzi di neve. Lascio andare in giro per il villaggio. Ah, non penso vanno dove c'è la farm, però sì, va lì comunque, farmano loro a posto mio. No, a parte che con le palle di neve non si possono uccidere i mob, ma perché non fanno danno le palle di neve. Ah, tra l'altro devo anche collegare la parte sopra il villaggio. Comunque qua volevo fare una specie di cascata e lasciare così. E ovviamente qua metto le recinzioni in modo che i villager non entrano nella cascata, se no annegano. Ecco, e cominciamo. Anzi, c'è anche qua un paio di pupazzi di neve. Possiamo dormire? Perché loro possono? Perché loro possono? Bella domanda. Loro possono dormire? Io no, io non lo so. Qua mettiamo le due, che va bene. Poi nei tunnel li lascerei un paio. I tunnel li lascerei dentro un paio che scorazzano di qua di là, vanno in giro di qua di là, perché almeno c'è una sicurezza nel tunnel. Nei tunnel. Abbiamo una farm infinita di pupazzi di neve. Mettiamo l'ultimo pupazzo, e lo mettiamo qua, no? Ci passa, dove lo metto? Va bene. Ok, qua, ecco. Non così. Così va bene. Zucca e via. Ok, così almeno il villaggio è protetto dai. Ecco, sono ancora zombie creeper, però adesso abbiamo una spada e li faremo vedere. Li farò fuori tutti al primo all'ultimo. Che non si avvicinino. Qua c'è uno scheletro. Muori, muori. Creeper, ci servono i creeper per la polvere da sparo. Sto attento a far esplodere la casa. Ecco, come l'ho detto, non far esplodere la casa. Ho fatto una specie di fossato qua in parte. Allora, mettiamo un blocco di 18 e va bene. Qua prendiamo risorse extra. Che dobbiamo uccidere lo zombie qua. Uccidiamo anche questo. Adesso provo ad andare a dormire. Boom. Ok, sono riuscito. Morite zombie. Che adesso vado. Ecco, c'è un creeper in casa, anche lui zombie. Andare a allargare la farm di cane da zucchero. In immensità. Ma la sabbia dovrebbe essere esatto, 22. Poi c'è anche la palla, quindi faccio anche prima.
Quindi, come ho detto, la palla si è disfata. La tartaruga sono proprio, abbiamo una farm di cani da zucchero che si espande lungo tutta la costa. Facciamo così, vi faccio anche prima esattamente, sono rimaste tanto anche fame, mangeremo la carne marcia la prima volta. Qua esperienza gratis. Ok, guerrieri del gaming, siamo arrivati alla fine del video, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così rimanete aggiornati e vi arriva la notifica quando carico un video, faccio una live o carico anche uno shorts. Commentate il video, quindi fatemi sapere come sono i miei video, se vanno bene, vanno male, cosa c'è da modificare, che giochi giocare oppure che video portare, che challenge fare. Condividete il video così si allarga la community, più spettatori guardano il canale allarghiamo la community. Se volete dare il vostro contributo al canale abbonatevi al canale e se volete seguitemi sul mio profilo TikTok dove vado a caricare dei video trailer, carico un video YouTube, un video shorts e carico il video trailer sul profilo TikTok che è simile al video shorts solo che dura un po' di meno. Siamo arrivati al fine del video e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao guerrieri del gaming.